Ciao, in questo video realizzeremo la felpa, per questo ritagliamo tutte le parti che ci servono. In questo caso utilizzerò due tipi di tessuti, una è la felpa estiva e un'altra malina. Una volta ritagliati i pezzi, uniamo manica con la parte anteriore e anche la seconda manica. Aggiungiamo che siamo tutto con gli spilli e ora alla manica aggiungiamo anche la parte posteriore. In questo modo uniamo tutti questi pezzi. Per adesso faremo ogni cucitura che unisce le parti. Intanto ragazzi che siete nuove sul mio canale o sulla mia pagina Instagram vi invito a iscriversi sia al mio canale sia alla mia pagina Instagram Tatiana Govarova Insegna, dove troverete tantissimi altri video. Ora andremo ad aggiungere i polsini e il colletto. Prima di tutto, sulla parte dietro mettiamo il polsino a faccia in giù e lo attacchiamo all'estremità della manica, tirandolo leggermente. Lo stesso facciamo dall'altra parte, sull'altra manica. Andiamo a cucirli mettendo sempre in tensione il polsino in modo che si allunga fino alla misura della manica. Facciamo una cucitura a 5 mm dal bordo. Lo stesso facciamo con il secondo polsino. Ora prendiamo il polsino e sulla parte del dritto lo giriamo su se stesso 2 volte. Facciamo un giro di 1 cm e 1 cm e lo fissiamo con gli spilli. In questo modo.
Qui faremo una cucitura vicino vicino alla piega. Lo stesso facciamo con il secondo polsino. Facciamo la cucitura a un millimetro dal bordo, dalla piega. Il prossimo passaggio è attaccare l'adesivo, quindi lo faremo nel prossimo video e per oggi vi saluto, ciao!